Nella città ducale ottobre è ormai diventato il mese di Biosalus, il festival nazionale del biologico e del benessere olistico di Urbino organizzato dall'Istituto di Medicina Naturale. È arrivato alla 15ª edizione. Il suo successo è ormai consolidato. Nel 2023 ha registrato circa 20.000 visitatori, ma ogni anno il programma si arricchisce di novità, pur mantenendo saldo il cuore pulsante dell'iniziativa che si fonda su come raggiungere il nostro benessere in modo integrato, a partire dai trattamenti naturopatici fino all'alimentazione biologica, all'attività sportiva e alle medicine complementari come quella tradizionale cinese e ayurvedica. L'evento si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre. Parole chiave sono sicuramente tante conferenze. Possiamo dire che nel Collegio Raffaello, che è il cuore pulsante della manifestazione, si terranno 35 incontri tra conferenze e convegni nelle due giornate, ma abbiamo anche la possibilità come novità di poter degustare vini biologici che vengono da tutta Italia con delle masterclass gratuite a cura appunto del distretto Bio Terre Marchigiane e della rete nazionale dei distretti biologici. E questo evento si chiama Bio in Tour ed è una delle 10 tappe che si sono succedute, diciamo, in quest'anno in 10 regioni d'Italia. Ma abbiamo anche la Piazza delle Erbe con l'enogastronomia del territorio e a chilometro zero, a cura sempre del distretto Bio Terre Marchigiane, e novità assoluta della 15ª edizione è l'area Biosalus Kids. Piazza San Filippo e il Collegio Internazionale saranno infatti dedicati alle famiglie, che potranno scoprire tanti brand del settore e soprattutto prendere consapevolezza delle alternative green per la cura dei loro figli. Verranno organizzate conferenze sulla maternità e giochi e laboratori per i più piccoli. Corso Garibaldi sarà allietato e colorato dal mercatino dell'artigianato artistico. La rampa Francesco di Giorgio Martini accoglierà la ROI, la rete olistica italiana, con dimostrazioni e trattamenti delle arti del benessere. E la sala del Maniscalco accoglierà il sabato il Festival delle Erbe e la domenica un interessantissimo convegno su Santa Ildegarda. E poi, per non dimenticare, il Teatro Sanzio, che quest'anno il palco accoglierà lezioni aperte di yoga, aperte a tutti, ovviamente su prenotazione. No, non vogliamo andare in Piazza Mercatale, il 3500 metri quadri dedicati allo sport, grazie alla collaborazione con l'assessorato allo sport del Comune di Urbino. Direttore, ma queste iniziative saranno di ingresso gratuito? Il Biosalus è totalmente a ingresso gratuito, è aperto a tutti. Ovviamente le sale conferenze hanno una certa capienza perché sono in un palazzo storico. Vorrei ricordare una interessante conferenza che si terrà il sabato pomeriggio, sempre al Collegio Raffaello, con Richard Romagnoli. È stato diversi anni in India e porterà il suo metodo, la Happy Genetica. Vorrei ricordare anche che l'India è la cultura ospite di quest'anno, di questa edizione, quindi anche danze indiane e intrattenimenti dedicati proprio alla cultura indiana e veneta.